Torniamo in diretta con Roma di Giorno. Ancora una buona giornata da Marco Napoleoni. In collegamento con me c'è Michele Giuli. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite bene? Ti sentiamo benissimo, ti sentiamo bene, ti vediamo bene. Allora, noi è una settimana in realtà che proviamo a riparlare, perché li avevamo già sentiti con i ragazzi che sono sotto al Ministero della Transizione Ecologica, e però non ci siamo granché riusciti, perché ogni volta vengono condotti, no? O in caserma o in questura. Siamo riusciti finalmente almeno a parlare con te. Raccontaci un po' la situazione. Beh, la situazione più o meno è quella che è chiara dalle informazioni che mi hai già dato, cioè dopo gli imbrattamenti al Ministero di settimana scorsa abbiamo deciso di passare uno sciopero della fame per riuscire ad ottenere un incontro che non è solo con Cingolani, ma è anche con altri ministri come Patuanelli, Carfagna, Giorgetti e Orlando, per parlare della crisi climatica in maniera trasversale, in maniera pubblica, davanti ai cittadini. Trasversale perché è una cosa che riguarda tutti i temi della società. E al momento continuerà lo sciopero della fame, che andrà avanti ad oltranza finché non si otterrà l'incontro con almeno uno di questi ministri, si spera anche più di loro. E non, gli scioperanti della fame si dirigono al Ministero della Transizione Ecologica al mattino, e generalmente in meno di un'ora vengono sgomberati e portati in questura o al commissariato, dipende da quale forza di polizia, quale forza dell'ordine e li prende in custodia. Ed è una misura, insomma, alquanto dubbia. Il motivo per cui è dubbia è che non vengono portati via per identificazione, ma hanno tutti i nostri documenti da più di 10 giorni oramai, e quindi non c'è un vero bisogno di questa identificazione. L'altra cosa per cui è dubbia è che in questo momento vanno lì completamente inermi, senza neanche palloncini di vernice, quindi non rappresentano alcun pericolo, non hanno neanche alcuna intenzione di provare a entrare dentro il ministero, come è successo per settimana scorsa, ma si siedono lì davanti in sciopero della fame e aspettano di essere portati via dalle forze dell'ordine tutti i giorni. Questa è la situazione. Domani alle 11, dalle 11 saremo in Piazza di Spagna per poter parlare di questa situazione direttamente con le persone. Eh sì, infatti, perché, sento il mio ritorno, non so, c'è il mio eco. Ok, ti dicevo, anche lo stesso Lucas, che qui cura la regia tecnica, mi diceva appunto: ma perché non cambiate luogo? Se, visto che il problema è il Ministero della Transizione Ecologica, e che la vostra battaglia penso non si riduca solo al semplice, la semplice routine che c'è da una settimana di arrivare insomma in sciopero della fame e farsi portare via. Avete pensato ad altri modi, ora mi hai parlato di Piazza di Spagna, per poter veicolare il vostro messaggio, o comunque ogni mattina continuerete ad andare di fronte al ministero? Beh, per adesso di sicuro per i weekend stiamo pensando ad altri luoghi, come appunto vi ho già comunicato. Il senso di andare davanti a un ministero ed essere sgomberati dalle forze dell'ordine tutti i giorni è quello di mostrare una grossa incoerenza e una grossa crisi democratica, direi, di questo paese, che si manifesta sotto tanti fronti. E questa per me non è una per noi non è una sconfitta essere portati in questura tutti i giorni. Lo è per le forze dell'ordine, che andrebbero utilizzate in maniera diversa per problemi più seri, e sono i primi a comunicarcelo ogni volta che siamo portati in questura, che questa situazione è frustrante anche per loro. Ed è una vittoria in realtà, nonostante immagino la fatica delle persone che stanno scioperando adesso, perché aumenta soltanto la fatica e distrugge la loro tenuta fisica questa cosa. Però è il vantaggio di poter mostrare apertamente il senso di paradossale a cui stiamo giungendo. Infatti il senso è così paradossale, credo, perché è sbagliato magari definirci soltanto ambientalisti. Affrontare seriamente la crisi climatica vuol dire rivoluzionare completamente la nostra società, sia a livello di partecipazione delle persone, sia a livello del tessuto economico. E si può migliorare per il meglio, ancora per poco, e poi sarà solamente questione di ricucire una tragedia. E forse è per questo che finché si fanno delle marce autorizzate, sono tutti ambientalisti, ma non appena qualcuno comincia a fare delle cose che hanno anche in poche persone un tasso di incisività molto maggiore, il trattamento riservato è questo. E per noi è un onore poter mostrare con il nostro corpo la verità di quanto sia per questo governo difficile parlare in maniera seria di transizione ecologica, perché non è un tema ambientalista, è un tema universale.
Ma infatti tu hai parlato di come dire, di incisività. Non è solo, secondo te, al momento, almeno purtroppo, io direi, perché poi la tematica che portate avanti, anche se in modi che magari possono essere discutibili per almeno sicuramente immagino una parte di chi ci ascolta, più che incisività non è solo visibilità, però al momento è un primo passaggio. Sì, c'è altro da fare, avremo bisogno di essere centinaia e migliaia di persone là fuori e ci si sta lavorando. Però a livello di visibilità non è assolutamente una cosa da sottovalutare, cioè questo ci sta permettendo di parlare con molte persone e anche con voi. E ho i numeri, da dicembre in 20 persone hanno preso parte ad azioni di disobbedienza civile radicale e sono usciti più di 350 articoli di giornale. Essenzialmente il punto e il mio messaggio chiaro è: questi numeri non bastano per un cambiamento radicale. A chiunque da 40 anni utilizza le stesse pratiche e le stesse tattiche, chiedo di ragionare sull'efficacia delle loro tattiche. La prima cosa che bisogna prendere è la visibilità mediatica a un livello sempre più alto, ovviamente. Mi chiedo cosa succederebbe se 200 persone, 300 stessero facendo le stesse cose che facciamo noi in questo momento. E lì direi che la risposta è chiara, ci sarebbe anche un'effettiva contrattazione politica. Quello che ti voglio dire è che non si può contrattare sul metodo in un periodo di difficoltà così drastica, e bisogna fare tutto ciò che è necessario in maniera non violenta, anche fossimo in 5. E perché? Perché questo dà una direzione chiara e dritta. Se ci mettessimo qua a pensare cosa possiamo fare in 5 e tirassimo al risparmio, non staremmo neanche qua a parlare con voi in questo momento, e non è qualcosa che ci si può permettere. Uno scienziato che si chiama Sir David King, uno dei più grandi scienziati climatici, quest'estate in Australia ha detto che, cito, io credo che i prossimi 3-4 anni determineranno il futuro dell'umanità. È passato Capodanno, sono 2-3 anni in cui dobbiamo cominciare ad avere quelle drastici cali di emissioni necessari per riuscire a restare entro i 2 gradi di riscaldamento globale della temperatura. Sono 2-3 anni e questo richiede che tutto quello che è stato fatto precedentemente, e chiaramente non ha dato risultati, tutte le forme politiche ambientaliste date in precedenza non hanno dato alcunissimo risultato, anzi siamo nel peggioramento drastico continuo. In Italia il terzo semestre del 2021 è stato un semestre di aumento, trimestre è stato un trimestre di aumento delle emissioni, non di calo. Quindi tutto questo mi fa dire che nessuno di noi ha la sfera magica. So di sicuro tutte le cose che non sanno da fare, perché è ora di alzare decisamente il tiro. No, questo è molto chiaro il punto di vista. Io continuo a pensare che purtroppo queste saranno parole che avranno una visibilità, come spesso purtroppo succede, te lo dico, lato diciamo così, lato media, lato da persona insomma che si occupa di tante tematiche diverse, che ci sarà un boom chiaro, come hai detto tu, 350 articoli, perché insomma la vostra azione anche al Ministero è stata molto incisiva e folcloristica, anche se dal mio punto di vista non proprio utile a darvi un'immagine così positiva, però poi la cosa si sgonfierà. Io mi auguro di no, mi auguro che ci saranno sempre più persone che grazie a voi riusciranno a sensibilizzarsi sulla tematica dell'ambientalismo e sul fatto che effettivamente ormai non è, prima, fino a qualche anno fa, anzi, c'era chi vi denigrava e chi diceva che eravate una banda di matti che pensavano che il clima sarebbe cambiato in maniera drastica. Se ti affacci dalla finestra, se guardi fuori, tu sei all'esterno, ti accorgi che siamo a 18, 19, 20 gradi forse in pieno febbraio, e quindi questo cambiamento, diciamo che vedevo anche ieri in televisione le risaie intorno a Vercelli e Novara che non hanno più acqua perché non ha nevicato per tutto l'anno, diciamo che sembra un po' più tangibile questo cambiamento climatico, quindi dire che il problema non esiste ormai non è nemmeno più possibile. Però non vorrei che questi 350 articoli, come sempre succede in questi casi, diventassero 50 settimana prossima, 0 tra 2 settimane. Quindi purtroppo io te lo anticipo, è molto probabile che sia così. Noi però continueremo a sentirci, Michele, questo sicuramente, a prescindere da quanti saranno gli articoli, per capire come andrà la vostra battaglia, nella speranza che si possa tornare ad un dialogo anche con le istituzioni. E che, come dici tu, questo sistema che effettivamente è paradossale, un po' paranoico di possibilità dei cittadini di esprimersi e di portare la propria voce a chi poi eleggiamo noi, a chi poi votiamo per rappresentarci, possa interrompersi e possa
e possiate voi arrivare a parlare con chi vi deve rappresentare, con le persone che abbiamo scelto per rappresentarci tutti. Io ti devo ringraziare e ti devo salutare perché siamo andati lunghissimi, però ci risentiremo sicuramente presto. Non hai, penso che tu non abbia smutato il microfono, così è complicato. Grazie sentire. Mille. grazie a te, ci sentiamo presto. Buona giornata. Buona giornata. E queste erano le parole di Michele Giuli, molto molto chiare. Lui rappresenta ovviamente Extinction Rebellion, ultima generazione. Noi ascoltiamo i One Republic e poi torniamo qui con Roma di Giorno.